Annunciato dai mercati ed attuato dal governo dopo il caro bollette che impatta sulle famiglie e sulle imprese, è esploso il caro carburanti, dalla benzina al gasolio al GPL, dal metano gassoso a quello liquido che nel giro di poche settimane è aumentato a dismisura. Come ha dichiarato Gilberto Gasparoni, segretario di Confartigianato Trasporti Marche, è una situazione incredibile che non sempre è giustificata dai prezzi internazionali della materia prima. Prima la spinta del governo a sostituire i veicoli con fonti energetiche green, poi pare la beffa. Gasparoni, è così? Purtroppo è così. Noi abbiamo investito tanto come categoria dell'autotrasporto per rinnovare un parco veicolo obsoleto. Tantissimi hanno scelto il metano liquido perché è una trazione green e quindi ecologicamente sostenibile, insomma. E di grande interesse, per oggi ci troviamo beffati, nel senso che chi ha investito su questo tipo di alimentazione si trova a sostenere un costo molto alto dei carburanti. Ecco, quant'è ad esempio l'aumento annuo per un trasportatore? Ma guardi, noi siamo passati da un costo di 20.000 euro a mezzo per un'impresa che fa trasporti, diciamo, nazionali, quindi 100-120.000 chilometri. Oggi sosteniamo, secondo questi prezzi, un costo che va oltre i 40.000 euro. Un costo, prosegue Gasparoni, che è raddoppiato e comporta un peso enorme per le imprese, visto che già si viaggia con margini molto stretti. Subire un aumento così, ha detto, significa destabilizzare i conti dell'azienda e dover aumentare le tariffe, cosa non sempre facile da conseguire. Ecco, e l'Italia, rispetto agli altri paesi, è rimasta indietro sul fabbisogno di metano liquido? Ma guardi, noi come Confartigianato abbiamo fatto una recente così, ricerca, abbiamo visto che la rete di metano in Italia è molto diffusa anche per la cultura del metano sull'auto, per intenderci, quindi ci sono tantissimi automobilisti, ma anche la rete per il metano liquido si è sviluppata, ci sono oltre 100 punti di fornimento sulle principali reti stradali, ma non abbiamo i depositi per il metano liquido. Lei pensi che tutto il metano liquido che serve per la rete, non solo automobilistica, quindi anche per i tir, ma anche per il sistema industriale che usa sempre di più il metano liquido, l'approvvigionamento viene fatto a mezzo camion e le fonti principali sono Marsiglia, oppure il Belgio, oppure la Spagna. Altro problema poi riguarda la mancanza di punti di stoccaggio, infatti l'unico che è stato realizzato si trova a Ravenna e si sta aprendo in questi giorni. Quindi siamo molto indietro in questo senso rispetto agli altri paesi e quindi ne subiamo anche le conseguenze. E quali proposte, quale appello lanciate al governo? Ma noi al governo abbiamo già detto con forza che questa è una situazione inaccettabile, che quindi bisogna snellire le procedure per favorire la creazione di questi punti di stoccaggio presso i porti, soprattutto dell'Italia. Lei pensa che gli impianti del sud Italia vengono riforniti dai camion che partono dalla Francia o dal Belgio, quindi significa fare migliaia di chilometri per poter rifornire i punti vendita. Avere invece nei porti e i depositi, come ci sono i depositi dei prodotti petroliferi, significa avere certezza nei rifornimenti perché c'è il punto di stoccaggio che è sempre garantito attraverso il mezzo navale e poi un abbattimento dei costi. Al governo, ha aggiunto Gasparoni, abbiamo chiesto di monitorare confrontandosi con i principali operatori. Nel settore petrolifero ci sono 7-8 compagnie, mentre in quello del metano liquido ci sono soltanto 2 o 3 operatori. Quindi, ha ribadito il segretario, non è possibile che ci siano prezzi così alti e così diversi. Tra l'altro in Europa si spende molto meno. Ed è un trend a crescere, diceva. Eh sì, purtroppo sì, noi lo stiamo vedendo, ci stiamo anche sentendo come sistema Confartigianato per vedere che cosa accade nelle altre regioni. Per esempio in Toscana il costo del metano liquido è arrivato già oggi, questa mattina, a 2 euro al chilo. E qui da noi ancora siamo proprio indietro, però giorno dopo giorno è una situazione che sta peggiorando. Ecco, noi ci auguriamo che ci sia un intervento immediato del governo per calmierare questa situazione, perché ci stanno mettendo fuori mercato, ci porteranno, se le cose rimangono queste, a dover tornare ai veicoli a diesel ed è una cosa che non va assolutamente bene.